Ehi Pedro, ma che piove, cosa fai lì? Allora no, ti ho portato qui, questo giardino dove ci sono le betulle, dopo ti spiego perché. Perché ti ho preparato una sorpresa, vieni a vedere cosa ti ho preparato. Ma tu sei quello delle sorprese te, Vieni con me. Vabbè, vengo dietro a te. Allora, guarda dove. Cos'è che c'è lì? Cos'è c'è lì? Siamo sotto una betulla. La vedo. Hai visto cosa c'è lì? Ma lì ci sono dei funghi, E ti ho portato qui apposta, ho preparato questa disposizione, che sono funghi che non ho trovato io, li ha trovati il nostro socio Giovanni, Gio per gli amici, ce li ha portati ieri sera in sede e ho pensato di documentarli perché c'è veramente un ritrovamento eccezionale. Guarda questo qui, si tratta del Boletus estivalis, altrimenti chiamato anche statino, fiorone, una volta si chiamava Boletus reticulatus. Però l'eccezionalità del ritrovamento, intanto li ha trovati sotto in un bosco di betulle, per questo siamo venuti appoggiati a una betulla, no? Sì, sì. Li abbiamo messi giù, allora come vedete, questo qui è un fungo bellissimo, ancora sano, e qui sono in scala. Dopo vi farò vedere anche la particolarità di questo fungo. Questo qui, come poi si può vedere, come vedete, è una misura eccezionale, sui 28 cm. Bello! Pensate che nella letteratura questo fungo qui è dato dai 5 ai 15, eccezionalmente 20. E faremo cambiare gli estremi perché questo qui è 28. Come vedete, adesso non lo muovo molto perché come vedete è troppo avanti. È un fungo che ci è scappato, nel senso che se veniva trovato 5, 6 o 7 giorni prima sarebbe stato un fungo come questo. Che spettacolo! Allora, la particolarità che volevo farvi vedere anche di questo fungo è questa, che è un fungo dalla carne molto dolce, per cui viene attaccato molto facilmente dalle larve e a volte anche quando è piccolo, quindi anche quando, ecco, prendo questo, vedete, è molliccio, è già marcio questo qua, nonostante sia molto piccolo, è già marcio, è molle molle, non lo taglio neanche perché è già marcio. Prendiamo questo che mi sembra più solido. Ecco, allora, Boletus estivalis con un reticolo sul gambo che si vede benissimo, un color bruno, cappello abbastanza chiaro, cappello di solito molliccio, ma questo qui è sano, è ancora bello duro, ha la carne, adesso la taglio, ha la carne bianchissima quel fungo qua. Bello! È bello, però come vedete, ecco, come avevo detto prima, c'è già... Avete le cariolature? C'è dentro delle larve. Si vedono. Quindi quel fungo qui è un fungo che si sviluppa molto rapidamente e molto raramente raggiunge queste dimensioni. Anzi, infatti io non l'ho mai visto così. State attenti perché allora quando lo trovate e che è bello sano è commestibile, buonissimo, dolce. Questo qui naturalmente adesso lo lasceremo qui perché non si può più mangiare. Amici, penso che questa documentazione sia interessante, alla prossima quando troveremo qualcosa di più fresco. Va bene, grazie Pedro.